Where are we? We are in Franciacorta, north of Italy. We are in a land that expresses passion and history. It's a very small portion of land that has a capacity as a whole of about 15 million bottles. Bersi Serlini, azienda in Franciacorta, è un'azienda che è stata la prima a uscire sul mercato con un Brut. Nel 1970 siamo stati i primi. L'azienda Bersi Serlini è vecchissima. Prima però di fare questo faceva altro, faceva vino. Allora non si usava fare bollicine, faceva vino rosso e vino bianco. Il Franciacorta è un bollicine spumante, denominazione di origine controllata e garantita, fatto esattamente come con la tecnologia che usano i francesi a fare lo champagne. Quindi stiamo parlando di un modo di produrre che è il più antico, perché è quello dello champagne, il più fine e più vicino all'alta qualità. When you talk about sparkling wine, everybody think about champagne. Champagne is produced using the same method that we use, so secondary fermentation in the bottle. Same process, same method. What's the difference? The vine defines in the grape the terroir, so the place where it grows. So even if you use the same method, you define a different terroir. In our winery, we are almost 17 meters of slope from the flat land. There is a very good ventilation. All the winds that come from the Alps go straight down into the lake, and then from the lake down up. And this continuous ventilation dries out the plants. La qualità del vino dipende quasi esclusivamente dall'uva, perché l'uva è la materia prima per fare il vino. L'uva che si coltiva in Franciacorta è basicamente lo Chardonnay e molto poco Pinot Noir. Lo dicono i francesi che l'eleganza e la finezza del bicchiere ce l'hai se fai il prodotto con lo Chardonnay. Perché in Franciacorta si può farlo quasi esclusivamente con lo Chardonnay? Ma è una questione climatica. Qua in Franciacorta lo Chardonnay ha il massimo della sua espressione come qualità dell'uva e quindi ti trovi il massimo della sua espressione nel vino e nel bicchiere. So where is the identity? Where is my wine differing from other Franciacortas? The method is in the terroir, in our vineyards. Noi siamo in un territorio abbastanza particolare, semi-unico anche nella piccola Franciacorta, perché siamo i più vicini all'acqua. L'acqua è il lago di Iseo e la sua propagine, che è alimentata da quello che è le torbiere del Sebino o del lago di Iseo. Sono acque stagnanti, le abbiamo al confine dei nostri vigneti, a vista, e questo insieme da una situazione climatica che a sua volta è un po' diversa da quella del resto della Franciacorta. Franciacorta has a very special ingredient, clay. It's in the layers of the soil, and in this soil resides the DNA of excellence. That's why in a very short time Franciacorta was given the DOCZ, which is the mark, selected certification of the highest quality that you can gain in a sparkling wine. We have to follow a very strict book of rules. Franciacorta is a wine of precision, and precision is in the vineyard, in the winemaking, and in the bottle. Si parte dalla vendemmia. Si raccoglie a mano, vigneto per vigneto, in piccole cassette,
da 18 kg, così l'uva che c'è sopra non va a schiacciare l'uva che c'è sotto. Avendo tutti i vigneti qua attorno, in 20 minuti l'uva in cassetta arriva al punto di pressatura, portiamo nelle cantine direttamente nelle vasche e le lasciamo per 6-7 mesi, in modo che diventano succo d'uva, mosto, vino. For every vineyard we produce a dedicated still wine. So we have different parcels of still wines and then we blend them together in what is called cuvée. So the cuvée is where you start to design your final product. So there's a different blending of still wines and then this blending, this cuvée, is what we use to fulfill the bottles that you see around me. And we add some more sugar, some more yeast, and we sealed the bottle with a crown cap, and then there's a secondary fermentation in the bottle. This time the CO2 produced by the fermentation is trapped in the bottle by the crown cap, and that's how we get the bubbles. And we leave the bottles resting on lees. The lees are the dead bodies of the yeast for many years. According to French Accord regulation, the aging is at least 18 months. For us, it's at least 20 months, but it could be even a decade. In this long aging in the bottle, the wine gets bodied, flavorful, gets persistent, so that's why it's so special. You know, good product need a lot of time. And then when the aging is over, when we refill the bottle and we close it with the cork, we add some sugar, and according to different amounts of sugar, you have dry products, very sweet products. Of course, very dry products are the high quality ones, because without sugar, what is wrong, what is right in your product is all there. Non siamo un'azienda grande nel senso territorialmente e dal punto di vista dei volumi. Io non l'ho voluta. Perché? Se fai qualità non puoi fare quantità. Questo vale per tutto e quindi vale anche per l'uva e il vino. In 2005, I met my husband, Agostino. We were making very few bottles in respect to big industrial wineries. And from a winery that was producing 90,000 bottles at that time, now we produce about double. But the double that we produce is drunk and sold here. In 365 days a year, we work 265 with events. Life is the art of getting to know other people, and the context of a winery and a good bottle of wine makes the right context for encounters. You open a bottle of Franciacorta to celebrate life, to celebrate moments in which you want to, that you want to share with your friends or with your loved ones. What makes it so special is the company. Is how we share it, is how we drink it, is where we drink it, how we do it, with what kind of food. That makes the whole complete difference in the experience of wine. Qual è il mio vino preferito? Distinto ti dico Cuvée 4, perché è la cuvée dei nostri quattro vigneti più vecchi, quindi è un po' la nostra storia. Una parte fa la fermentazione in barrique, quindi c'è anche un po' di sperimentazione. E poi è un millesimato. È un vino che è sempre o più buono o meno entusiasmante a seconda della vendemmia, quindi è quello che rappresenta di più anche la storia della vite. What is my favorite Franciacorta versus Cellini in terms of how a Franciacorta should be? Is Mia. 12 years, no sugar, a blend of the three wineries, only the oldest that we have, and a minimum of 12 years of aging. I can have a shower with that wine. It's amazing. Just a joy. I'm so honored that we've made it. Devi dire qual è
Franciacorta, il mio preferito, devo spiegare che differenza c'è secondo me fra un vino vecchio e un vino giovane. Secondo me è questa, a parte i gusti. Il gusto è personale e va rispettato, e non c'è una regola. Quindi non do una regola, do però due rappresentazioni. Il vino giovane è un po' come un bellissimo concerto, per esempio, di pianoforte, un solo strumento. Il vino vecchio è un concerto bellissimo di un'orchestra. È molto diverso, perché uno contribuisce col pianoforte, grandissimo strumento, l'altro è un'orchestra dove c'è anche il pianoforte. E quindi è una situazione molto più complessa. Vuole un'attenzione e una dedicazione alle cose più complesse. E nella vita ci sono cose complesse e cose semplici. Eccoci.